sinistra. Mentre io decido come perdermi meglio, voi iscrivetevi al canale, dai, che è anche gratuito. Ah, so. Vai, io vado di qua. Mi sa che allora io vado di qui. Ehi là, vi ricordate di me? Quando ho fatto la francigena? Quando sono passato di qui con la Tuscany Marathon? No, eh? Che guardate di là? Che c'è? Il cementificio di là? O guarda questi due tipi? E là ecco la pellegrinetta che avanza inesorabile verso la meta fatidica e la birra di fine tappa e fine cammino. Finalmente andiamo nel parco fluviale. Speriamo un po' di pace e di ombra. Ah, beh. Ecco qui il cerchio. Tentatore. È proprio il caso di dire dritti verso Lucca. Dritti per 7 km. Sotto il sole però. La pellegrinetta è lì, non l'ho abbandonata, eh. Fai ciao con la manina. Niente, non capisci neanche, non capisci più l'italiano. Forse a gesti. Oh, ecco, coi gesti capisci. Qui c'è il fiume, dietro queste canne. No, un po' di aria fresca. Sentite suonare perché si è alzato il vento, ma sta portando le nuvole temporalesche verso di noi. E ora sarà tutta una gara contro il tempo. Le gambe del Black Pilgrim contro le nuvole. Chi vincerà? Le nuvole. Io invece punto sulla Black Pilgrim. Io credo in te. Go, go Pilgrim, go! Manca moltissimo l'entrata a Lucca, ancora penso 1,5 km di parco fluviale, poi gireremo verso le mura. Dovremmo riuscire a battere il temporale. Ma andiamo come un buio dietro di noi. Non so se lo vedete, sta arrivando. Nonostante la temperatura perfetta per camminare, cioè questi 35-36 gradi con umidità alle stelle, non c'è un'anima viva nel parco fluviale. Chissà come mai.
Vabbè, il ponte su Serchio, ma noi non lo percorreremo perché di lì si va dritti alle mura di Lucca. 2 chilometri alla chiesa, alla cattedrale in cui è custodito il volto santo. Toh, una conchiglia di San Giacomo. Abbiamo battuto il temporale perché queste sono le mura di Lucca. Arrivati, è questo? Vuoi di là? Pensavo da poco. Sì.